Una serata speciale ha illuminato il quartiere collinare di Napoli per la prima edizione di Vomero Notte. Tra l'entusiasmo del pubblico, un fitto cartellone di eventi ha animato il territorio per l'occasione trasformato in un'unica grande isola pedonale. Da Piazza Medaglie d'Oro fino a San Martino, la lunga notte del Vomero è trascorsa all'insegna del divertimento tra shopping notturno, arte, musica e spettacoli. Abbiamo cominciato col Vomero, Vomero Notte, poi centro storico e poi tutti i quartieri, perché sono iniziative importanti per far vivere il quartiere, mettere in moto ovviamente il commercio, l'economia, l'aspetto culturale, poi un grande impegno, devo dire, di tutta l'amministrazione, Polizia Municipale, Protezione Civile, le varie società partecipate. Le persone vogliono questo, perché ogni volta che facciamo iniziative, ormai sono a decine che organizziamo, c'è sempre una grande partecipazione popolare. Un'iniziativa complessa, ma effettivamente ce n'era bisogno, siamo contenti, i cittadini hanno risposto, ma soprattutto hanno risposto i commercianti, perché la sfida grossa era quella, che i commercianti fossero aperti e sentissero il bisogno di un momento di risveglio del commercio attraverso la valorizzazione dell'arte, della cultura, dello sport. Dalle 19 per le strade collinari si sono alternate esibizioni itineranti di gruppi musicali, artisti di strada, intrattenimento per bambini, mostre, concerti e visite guidate nelle stazioni di metro e funicolari. Tantissime persone, tantissime donne, tantissimi bambini, tantissimi giovani, e questo è molto bello, perché significa partecipare, significa rilanciare la città, significa riappropriarsi degli spazi che la città ha. Fortemente voluta dalla quinta municipalità e dal comune per favorire il rilancio del territorio, con Vomero Notte ha preso il via anche la sperimentazione del Napo, la moneta stampata dal comune e valida come buono sconto per cittadini e turisti che spendono negli esercizi commerciali della città. Può essere spesa solo a Napoli, oggi è una sperimentazione al Vomero, ma varrà ovviamente in tutta la città negli esercizi che vorranno accettarlo, e permetterà di portare più soldi in città. I turisti avranno maggiore possibilità di spenderla, chi i napoletani corretti invece magari di andare in un supermercato fuori città spenderanno nel tessuto commerciale cittadino, e i commercianti potranno dare in Napo di resto a chi viene dalla provincia, e così sarà invogliato a tornare nella nostra città. Nel corso della manifestazione anche la protesta dei dipendenti di FNAC contro l'ipotesi di chiusura della struttura commerciale. A loro la solidarietà del sindaco De Magistris.